E bentornati Barcallini in questo nuovissimo video YouTube. Come sapete bene Barcallini, non ho più solamente il T-Max, ma c'ho anche un YZF450. Oggi Barcallini è finalmente arrivato il giorno in cui lo proveremo su strada, visto che quando l'ho comprato non l'ho neanche comprato. Subito cash Barcallini è portato a casa in furgone. Adesso lo facciamo un po' riscaldare, la telecamera è già pronta, e faremo un po' un giro qua nella zona Barcallini di Modena per provare un po' le prestazioni di questo YZ. Vi ricordo che sono senza targa, senza niente Barcallini, e speriamo che non ci fermino. Ma prima di tutto facciamo un cambio dell'outfit. Barcallini, finalmente è arrivata l'ora, lo stiamo scaldando, mi sono messo un cagoule così sono irriconoscibile. Mettiamo la prima e partiamo. Per chi non avesse mai saputo, Barcallini, io le marce sì, le so guidare Barcallini, perché ovviamente l'esame della 2 puoi scegliere se darlo con le marce oppure senza. Se lo dai senza marce puoi guidare solo gli scooter come le macchine automatiche, invece se lo dai con le marce puoi guidare qualsiasi. Troppo Barcallini, perché è pericoloso, troppo pericoloso. Bello, chissà se si ferma. No, impennare ancora no Barcallini, lo faremo nei prossimi episodi, magari con un proviamo a impennare con l'YZ. Non so neanche quante marce abbia questo scooter. Ecco, mi sto di nuovo confondendo, questo cross qua sono troppo abituato al tiro. Comunque andiamo nel rettilineo e vediamo quante marce entrano. Allora, un bel rettilineo, siamo in prima, seconda, terza, quarta, quinta, basta. Non so se ce ne sono di più Barcallini, ma c'ho paura. Una cosa Barcallini che non mi piace di questo cross qua sono le ruote. Nel piede destro, perché sono abituato a frenare con le dita e infatti non lo sento frenare tanto, ma va bene lo stesso. Barcallini, mi è appena arrivata un'idea geniale mentre giravo. Vorrei fare anche un video vlog mentre faccio enduro, una cosa mai fatta. Lo faccio prima con questo, che è adatto a queste strade, e poi proviamo a farlo anche con questo. Cosa c'è? Giro finito Barcallini, non mi sentivo tanto ad oggi a girare qua nelle zone, perché avete visto, anche se è una zona industriale poco trafficata, tutti quanti si fanno due domande su perché sta girando un cross senza targa, senza frecce e senza niente. In ogni caso Barcallini, se qualcuno me la vuole immatricolare, io lo accetto al 100%. E cos'altro Barcallini, mettete like, iscrivetevi, condividete e consigliatemi delle altre cose da fare con questo YZ Barcallini. E ovviamente Barcallini, ci vediamo al prossimo video.